calciatori stranieri in prova, pensate di trattenerli oppure ancora sono da valutare? Ma io credo che per dare un giudizio obiettivo riguardo alla posizione dei due giocatori in prova sia un pochino troppo presto, un giudizio prematuro, per adesso hanno fatto solo pochi allenamenti, le gambe sono imballate dall'acido lattico, quindi dare una percezione precisa dei due giocatori dopo due giorni di ritiro credo che sia assolutamente presuntuoso. Vediamo, facciamo passare del tempo, poi decideremo. È chiaro che dipende non solo dall'eventuale nostro gradimento, ma anche dalla posizione, dal numero di giocatori in rosa, che per adesso sono già in sovrannumero. Quindi è per eventuali situazioni, al di là dell'esterno destro che era già compreso, per tutti gli altri c'è da fare il conto con il numero 18, il numero fondamentale per la composizione della rosa di sinistra. Perché ad esempio il Duano potrebbe essere comunque un esterno difensivo di sinistra e l'argentino centrale sempre difensivo, sì, però dovesse magari partire tanto per dire dei centrali difensivi in questo momento in rosa ce ne sono 4, per cui sarebbe il quinto. Io credo che avere 5 centrali in una rosa di 18 mi sembra qualcosa che un pochino strina. C'è un gioco che si è rivelato da qualcuno magari con caratteristiche diverse rispetto alla Mezzavilla, per adesso sarebbe importante che arrivi Mezzavilla. Certo, al di là che il giocatore sia, io credo che è una situazione che si risolverà abbastanza presto, poi vedremo, ripeto, c'è sempre la situazione, uno parte e non viene, uno parte e non viene, perché abbiamo un numero, non è che ci possiamo permettere dei giocatori fuori rosa, perché questo comporterebbe tutta una serie di problematiche da mettere a disposizione dell'allenatore, da farli allenare in situazioni diverse, poi ci sono richieste di valutazioni, c'è tutta una serie di problematiche che qui a Perugia voi soprattutto l'avete già vissuto all'epoca di Gaucci con i giocatori fuori rosa. Io credo che sia senz'altro una situazione antipatica, per cui se riusciamo ad evitarla sarebbe una cosa positiva per tutti. La signora Fioretti lo chiede una cosa dalla campagna economica. L'eventualità di una prima partita del calendario fuori casa, e quindi di un esordio il 7 di settembre, c'è la possibilità di slittare eventualmente al venerdì successivo? Diciamo che a noi farebbe piacere che già entro il 29 agosto ci fosse proprio il numero sostanzioso degli abbonati, comunque sì, è una cosa che si può assolutamente prevedere. Noi intanto abbiamo messo come data finale questa in attesa dei calendari, comunque sia una proroga in questo senso si può anche pensare di contemplare assolutamente. Vi aggiungo un'altra cosa, un'anticipazione, però ve la voglio dire, che non ve l'ho detta, non l'ho inserita perché non è ancora consolidata, però giusto perché magari diamo un'informazione corretta anche agli abbonati, è presumibile, e ci stiamo lavorando, che l'abbonamento darà diritto ad una serie di diciamo scontistiche o
iniziative, cioè faremo delle iniziative di co-marketing e stiamo iniziando a farle con dei commercianti del centro. Adesso prendetela così perché è una cosa che abbiamo sviluppato venerdì sera, è un'idea, chiaramente i tempi non ci hanno permesso di coordinarla al meglio per presentarla stamattina, però la nostra idea è anche quella di creare di fatto dei favori, tra virgolette, che vanno al di là della sola entrata allo stadio per i nostri abbonati. Questa ve la dico così, prendetela un po' con la pinza. Per quanto riguarda invece la Scarpelloni, è prevista una presentazione ufficiale della squadra? È prevista una presentazione ufficiale della squadra intorno al 20 agosto. Puntiamo adesso la data precisa, non la abbiamo, però grosso modo intorno a quella data, quando i tifosi bianchini saranno rientrati anche dalle vacanze, e comunque abbiamo l'intenzione di farla alcuni, poi le date, le modalità, l'orario e quant'altro andrà definito e stabilito, però senz'altro faremo la presentazione della squadra dello stadio. Senza andare a cercare, l'aumento dei prezzi del biglietto quanto è? Sì, circa stessa gira, poi sai, gli arrotondamenti non ti aiutano mai a dire, però siamo intorno al 10%. Sì, tranne onestamente la tribuna VIP, che rispetto allo scorso anno è aumentata a livello di biglietti in maniera esponenziale, perché c'era un'incongruenza a mio avviso nello scorso anno, cioè la sommatoria dell'acquisto dei biglietti per 17 partite faceva un valore inferiore rispetto al prezzo dell'abbonamento, per cui abbiamo riaggiornato il prezzo della tribuna VIP sulla stessa logica poi degli altri, che non aveva senso che se io compro 17 biglietti faccio 1.350 e l'abbonamento mi costa 1.500, era più o meno così, era l'unica fascia che rimaneva un po' incongruente rispetto agli altri. Saranno popolari. Come? Posto? Se non ci sono altre domande, ma fate le domande, grazie.